Opero nel Lodigiano, quindi un territorio vicino, e è un piacere, anzitutto ringrazio il dottor Giordano, ringrazio Gianmario Battaglia per questa opportunità che mi viene concessa oggi in questo forum di portare semplicemente l'esperienza mia e di alcuni colleghi che nell'ambito territoriale vivono e cercano di dare un senso, un significato alla mediazione. Anzitutto volevo dire questo, è stato bello ed è bello poter sentirsi a casa propria. Oggi per me è un grande conforto ascoltare, aver ascoltato interventi autorevoli e interventi soprattutto mirati a condividere l'aspetto e il criterio della mediazione. Essere mediatori significa fare una scelta di parte e sinceramente, pensando a quello che è la mia storia professionale, desidero infatti non tanto intervenire come commercialista quanto, puntando perciò al discorso, l'aspetto fiscale, quanto invece andare a riprendere quella che diventa un'esperienza professionale e di vita. La mediazione per noi, e rappresento anche i colleghi dell'Lodigiano, è un'esperienza volontaria e deve rimanere tale. Quindi una soluzione alternativa al litigio e che promuove una pacificazione sociale. L'obbligatorietà che è stata normata è certamente importante, ma deve essere a nostro giudizio condivisa tra soggetti attori della mediazione. Se torniamo a rivedere la problematica dell'obbligatorietà, è una problematica che è scaturita, secondo noi, da un mancato accordo e raccordo tra gli attori della mediazione, tra le forze che sono in campo nel gestire la mediazione: il Parlamento, l'avvocatura, professionisti, associazioni di categoria, enti pubblici, per cui l'obbligatorietà rischia di essere a questo punto non un mezzo ma un fine, e quando diventa un fine può sempre andare a non pacificare, può essere sempre oggetto di contestazioni. L'intervento che volevo fare sinteticamente è tentare di portare un contributo alla mediazione civile come una nuova opportunità sul e nel territorio. Il nostro territorio tra poco sarà ridisegnato in una provincia che comprende il territorio di Lodi, di Cremona e di Mantova. Quando pensiamo a questa nuova struttura comprendiamo come esistano delle criticità. Sono criticità nella gestione di una provincia che rischia di diventare un'aridissima sommatoria di numeri e non è concepita come un rispetto di una storia, di una tradizione, di servizi alle persone da tutelare. Stamattina, incontrando anche qui il professor Quinto, che per me resta un amico perché con lui nel 96 nel collegio di Milano in via Lentasio ho avuto il piacere, e ritorno spesso su questa esperienza che è stata importante per me, del negoziare e far negoziare, per cui ho condiviso questa storia. E quando prima della pausa il professor Quinto dice a ciascuno di noi: ma io che faccio? Ho ritenuto opportuno di inserire questa sfida all'interno di quello che stiamo dicendo adesso. Io che faccio? Perché in fondo, pur condividendo e auspicando una risoluzione dell'obbligatorietà, io credo che oggi a ciascuno di noi questa frase, questo monito, questo farsene carico sia uno sprono comunque a dire che mediatore in fondo si nasce, si diventa, certo, ma questo DNA, questa voglia di cambiare le cose, soprattutto di cambiare una lite in una pace, è qualcosa che deve interpellarci oggi, in attesa comunque di quello che succeda, di ombrelli o più o meno ombrelli dall'alto che possano tutelare o meno la mediazione. Per cui la nuova opportunità della mediazione civile sul territorio, secondo noi, è già un fatto improrogabile. Nel nostro piccolo abbiamo creato una rete
tra cittadini e istituzioni, coinvolgendo alcuni piccoli comuni, che inevitabilmente per la spending review, per patti di stabilità, per tutto quello che è di fatto la gestione del comune, approcciano la mediazione come uno strumento utile nel territorio, istituendo delle camere conciliative municipali. E questo era un pochino il primo punto, il primo condividere con voi in questo forum un'esperienza che stiamo avviando nel nostro territorio. Quindi recepiamo senz'altro quella circolare, la numero 9 del 2012 di agosto di quest'anno, recepita e emessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, dove oggetto destinatari di questa circolare sono proprio le pubbliche amministrazioni. E qui vedevo anche nel nostro programma, probabilmente poi Gianmario dovrebbe illustrare nel dettaglio la questione, però mi limito solo a dire questo. Ecco, questo è già un'opportunità e uno strumento che ci coinvolge come mediatori in rapporto al nostro territorio, con una mission che è sociale. Perché qua altro non vedo. Ecco, e qua in questo punto io gradirei proprio che, oltre a recepire questa proposta, potessimo sempre più allargare questa rete, che non è solo appartenere al forum nazionale, appartenere a questi incontri itineranti, ma di fatto far prendere coscienza a ciascun mediatore che insieme possiamo veramente andare a cambiare qualcosa e soprattutto vivere, perciò concretamente fare mediazione. L'invito a noi e a tutti i presenti è quello di approfondire, magari in occasione di uno dei prossimi forum, questa materia, perché la circolare prevede che le pubbliche amministrazioni e le loro diramazioni facciano bandi ad evidenza pubblica per individuare degli organismi di mediazione. Io so che AFOL Nord Ovest, che questa mattina era qua con noi e che è un partner di questo forum, un patrocinante, lo ha fatto, e lo ha fatto 7-8 mesi prima che ci fosse la circolare 9, perché in realtà la circolare 9 non ha fatto altro che codificare qualcosa che già poteva essere fatto prima. Stamattina parlavo con l'assessore Del Nero e mi diceva che effettivamente uno dei grossi problemi è che bisognerebbe lavorare anche collaborando con le pubbliche amministrazioni e informare di questa cosa, perché la mediazione civile potrebbe già essere da almeno un paio di mesi molto più diffusa di quanto non sia, ma gli amministratori pubblici non lo sanno, non sanno magari come strutturare un bando rispetto alla scelta dell'organismo, e quindi credo che si debba lavorare molto anche in questa direzione, e ringrazio Fulvio per questo intervento. Grazie dottor Giordano. Professor Quinto. Memoria storica. Al ministro Castelli, qualche anno fa, proposi il cambiamento del nome del ministero in Ministero della Giustizia Consensuale e Contenziosa. Preciso nell'ordine. Era troppo lungo, non l'hanno capito. No, però c'era una motivazione, come dire, capziosa, quella di usare come sostantivo un'unica parola, giustizia, e quindi utilizzando due strade per arrivare in teoria allo stesso scopo finale. Ovviamente non ha avuto risposta. Per un ministero mi volevo un attimino ricollegare a diversi spunti che sono emersi quest'oggi. All'indomani della sentenza della Corte Costituzionale, molti operatori della mediazione si sono sentiti un pochettino persi, perché hanno visto nella caduta dell'obbligatorietà la caduta di tutti gli sforzi profusi. Ma ci siamo molto spesso confrontati col dottor Giordano. La caduta dell'obbligatorietà alla fin fine non porta nulla se non c'è una crescita culturale della mediazione, perché ci sono molti avvocati qui, ve lo dico anche per esperienza diretta: se non si vuole fare accordo, si avrà un procedimento obbligatorio dove le parti attivano o comunque vengono chiamati in mediazione e poi accordo non si fa.
Quindi se il cittadino, se l'avvocato o comunque gli operatori tutti non vengono stimolati al nuovo concetto della mediazione, non si va comunque da nessuna parte, anche se viene ripristinata l'obbligatorietà, anche se vengono messi incentivi e quant'altro. Dobbiamo crescere tutti. Grazie, grazie avvocato.